Nome: Alex. Alessandro. Cognome: Lindy. Maestri: professione: giocatore di baseball. Giocatore di baseball. Da quanto tempo nel baseball? Da quando sono nato, da quando mi ricordo, forse dai 3 anni. Dall'età di 6 anni. Ma tu batti o lanci? Io provo a battere. Lancio. Qual è stato il momento più difficile della tua carriera? Più difficile 2 estati fa, quando ho firmato con i White Sox, poi sono stato con i Dodgers, è stato, diciamo, l'anno più difficile della mia carriera. E 2011 sono tagliato dai Chicago Cubs e da lì ho dovuto andare nell'Independent americano, è stato un anno un po' difficile. Partita che ricordi più volentieri? Forse quando abbiamo battuto il Messico al Classic è stata una bella soddisfazione. Il Classic, la partita contro Porto Rico, nell'ultimo Classic. La scena più divertente a cui hai assistito, anche negli spogliatoi? Mi ricordo sempre Kawasaki, un giapponese che ha giocato con me a Seattle, e ogni giorno se ne inventava uno. Una volta era in mutande, è uscito dal ricevitore che dava i segnali, cose così del genere. Ok, è stata grazie a tale Mark Reed, il ricevitore, eravamo in doppio A. E la sera prima era uscito a bere, quindi era arrivato a campo ubriachissimo e ricordo che eravamo nel bullpen e ogni lanciatore che lui doveva ricevere per appunto scaldarlo prima di entrare in partita, e ogni tanto doveva fermarsi per togliersi la maschera e vomitare, quindi ogni 3-4 lanci si abbassava, vomitava e poi continuava a ricevere. Qual è il miglior allenatore che hai avuto? Chiaramente escluso Mazzieri. Il mio primo vero allenatore che ho avuto da piccolo, che era un americano che stava a Sanremo, che si chiamava Scottie Pierce. Direi Bill Lomberg. Il compagno di squadra con cui hai legato di più? Beh, diciamo che nazionali, oltre a Ale, Luca Panerati, siamo sempre stati molto legati. E in America ero molto legato a Peguero, che ha giocato anche lui con me a Seattle. Darren Downs? Direttore americano con la quale ho vissuto i primi 3 anni della mia esperienza americana. Quanto è durato l'allenamento più lungo che hai fatto? L'allenamento più lungo che ho fatto sicuramente deve essere a Tirrenia, non lo so, però forse anche 5-6 ore. Però adesso questo l'aggiungo io, quest'anno ho fatto l'allenamento da mezzanotte alle 2 di mattina. Il più lungo è stato il primo giorno di sprint training in Giappone, allenamento iniziato alle 9 di mattina, finito alle 6 di sera. Come gestisci la scaramanzia? Hai un comportamento abituale? Guarda, io cerco di non seguirla più di tanto la scaramanzia, perché ti può far impazzire. Però il giocatore di baseball alla fine è costretto a avere le sue scaramanzie e cerca di limitarle, ma alla fine non ce la fa. Cerco di non essere scaramantico, ma se per caso una partita mi va bene, il giorno dopo cerco di usare lo stesso vestiario. Qual è la scaramanzia più strana che hai visto nella tua carriera di un compagno di squadra? Il mio compagno di squadra, un ragazzo con cui ho giocato, ha fatto tipo 6 fuoricampi in 6 partite, una roba del genere, e si è messa la stessa roba, le stesse mutande per tutta la settimana. Ho visto gente tornare allo stesso ristorante e mangiare lo stesso esatto menù mangiato il giorno prima. Il luogo più bello in cui hai vissuto? Seattle. Daytona, Florida. La città più noiosa invece dove hai giocato? Quando ero in doppio A con Seattle eravamo a Tennessee, si chiamava Jackson, Tennessee. Era un postaccio. Forse Peoria, Illinois. Cosa pensi quando sei nel box e ci sono 40.000 persone allo stadio? Cerco di non pensare a loro come prima cosa e cerco di divertirmi e cerco di immaginarmi che sono a Sanremo a giocare come giocavo da piccolo. No, se tutto va bene me la godo, se va male penso che figura che sto facendo. Fammi la faccia che hai fatto quando hai battuto il primo fuoricampo in MLB. Che faccia hai fatto quando hai fatto il primo K in MPB? Fai la faccia che hai fatto quando hai saputo che avresti avuto un figlio. Cosa vuoi dire a Maestri? A Maestri voglio dire che, beh, ovviamente è un mio caro amico da tanto tempo e lo seguo sempre e tifo sempre per lui e spero che abbia tanti risultati nella sua vita, sia nello sport che con la famiglia. Lindy, che gli voglio tanto bene, è uno dei miei amici più cari e spero che
continuerà ad avere successi sia col baseball che con la famiglia. Saluta l'altro. Ciao. Ciao Alex.